Bentornati, parliamo del viaggio di Papa Francesco in Cile e in Perù. Ieri la celebrazione della messa nel Parco Higgins di Santiago. C'erano 400.000 fedeli. E poi la visita al carcere femminile della capitale del Cile. Infine faccia a faccia con un gruppo di vittime della pedofilia, a quale il Papa ha chiesto scusa. Mi vergogno, ha detto, tengo vergogna. Queste sono state le parole utilizzate dal Santo Padre. Oggi atteso incontro con gli indios del Cile. Con gli indios del Cile, sullo sfondo però ancora le tensioni che sono legate alla visita del Papa, incendiate purtroppo altre tre chiese. Ne parliamo con Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita. Buongiorno. Buongiorno. Bentornato. Buongiorno, sì. Presenza nella Chiesa e nella società ribadita ovviamente dal Papa, però insomma anche gli scontri belli accesi. Sì, no, innanzitutto l'importanza di questo viaggio credo sia evidente, in particolare l'attenzione del Papa per continuare a sostenere i più poveri e in questo caso le popolazioni autoctone. Non dimentichiamo che l'anno prossimo ci sarà il sinodo sull'Amazzonia, un tema che riguarda il mondo intero, e qui si unisce, diciamo, in qualche modo l'attenzione per i più poveri e anche tutta la tematica della difesa del creato, l'enciclica Laudato Si. In questo senso è un viaggio che entra nel cuore stesso delle contraddizioni del pianeta e in questo caso anche dell'America Latina. Il Cile, il Perù, il Cile in particolare, un paese molto legato anche alla politica italiana, oltretutto nei decenni passati, e ricordiamo che fino a non molti anni fa c'era la dittatura. Quando Giovanni Paolo II andò lì ci fu l'incontro con Pinochet. Devo dire che un giorno, parlando con lui, mi disse che lui, con certo coraggio, disse a Pinochet: lei si deve dimettere. Glielo disse. E in effetti qualche settimana dopo arrivò una lettera. Ma questo per sottolineare un aspetto: come questi viaggi certamente innescano prospettive positive, sebbene in mezzo a contraddizioni come quelle che vediamo. Lui venne invitato ad affacciarsi durante un trasferimento da una stalla all'altra, e venne invitato ad affacciarsi in quel corridoio. Santità, la folla la vuole salutare, invece quella era l'occasione per una trappola. Si fece una fotografia e lui ebbe una sorta di celebrazione con la presenza del Papa, ma il Papa cadde in una trappola. Fu un momento particolarmente difficile, però in questo lui, ricordo con molta chiarezza, lui era deciso nel condannare ogni tipo di dittature, eccetera. Allora, dicevamo che il Santo Padre incontrerà le popolazioni indio, che hanno protestato anche per l'affermazione dei propri diritti. Su questo ci ha preparato un servizio il nostro Marco Clementi, uno degli inviati del TG1 in Cile. Sono un'etnia indigena originaria della Patagonia, sono il popolo della terra, i Mapuche, parola formata da Mapu, terra, e c'è, gente. Si parla di una cifra di 1,5 milioni di persone, 100.000 vivono in Argentina e il resto in Cile, di cui rappresentano quasi il 10% della popolazione. Gli unici indios ad aver resistito per 3 secoli agli spagnoli si videro sottrarre quasi 10 milioni di ettari di terra con l'indipendenza del paese, quando a partire dal 1867 il nuovo Stato realizzò una campagna militare di occupazione della Araucania, fino a quel momento autonoma. La questione Mapuche nasce lì. Da allora i nativi, confinati in riserve, reclamano riparazione e autonomia. Il braccio di ferro si è riacceso con la fine della dittatura. La nuova legge indigena del governo democratico del 93, che presupponeva un sistema di indennizzi e restituzioni, suscitò molte speranze, ma in buona parte incompiute. Una minoranza del movimento si radicalizza, si moltiplicano le violenze con atti vandalici contro varie proprietà, incluso una trentina di chiese, arresti, processi e dure sentenze. In questo contesto si inquadrano le critiche alla presenza di Papa Francesco di una piccola parte del mondo Mapuche. Sebbene la Chiesa, che nel 2000 ha chiesto perdono per gli errori commessi nelle prime fasi della conquista e della colonizzazione, abbia avuto nel corso degli anni un ruolo fondamentale nel riconoscimento della dignità dei Mapuche. Oggi una nuova grande occasione, la visita di Papa Francesco a Temuco, per parlare di rispetto dell'ambiente e sostenere le popolazioni indigene.
In parte anticipato da Marco Clementi il senso di questo incontro sì. con una popolazione battagliera, ma per la propria presenza atavica in questa terra. Sì, il Papa, incontrando le popolazioni autoctone, in questo caso questo popolo indo del Cile, vuole sottolineare la responsabilità che tutti dobbiamo avere di ripensare lo sviluppo, uno sviluppo che esclude ed emargina e che si rende tutto sommato succube di una sorta di mercatismo generale, di sfruttamento, è uno sviluppo che non funziona. Ecco perché dice, nel programmare lo sviluppo degli anni prossimi, attingiamo da questi popoli la sapienza dell'attenzione alla persona umana, cioè essere attenti a tutti e alla loro dignità è una delle condizioni perché lo sviluppo sia a misura umana e non a misura di schiavitù o anche di sconvolgimento della stessa natura e della stessa vita sociale. In questo senso il viaggio è particolarmente importante. Un altro dei temi toccati, e rientra sempre nel tema più complessivo della dignità dell'uomo, che non si trasformi in uno scarto della società, è quello della pedofilia. Sì. Questo pontefice, come il pontefice che lo ha preceduto, ha sempre detto tolleranza zero su questo argomento. Ha incontrato alcune vittime di pedofilia da parte di sacerdoti locali e si è scusato, ha detto che è una cosa vergognosa perché sono ferite insanabili, ha detto. Sì, lui su questo continua quella battaglia iniziata da Benedetto XVI in maniera determinata e in questo senso la sua decisione di incontrare le vittime e di condannare i colpevoli a me pare particolarmente significativa e non ha intenzione di attutire o di mettere da parte. Praticamente in ogni viaggio c'è questa, come dire, ribadisce perché questi peccati, queste tragedie sono l'opposto della misericordia, proprio perché mettono macigni pesanti sulla vita dei più piccoli, degli inermi, dei deboli, ferite appunto insanabili. Il Papa in profondità, lo vediamo anche nell'atteggiamento, nel tono della voce, che è fermo e addolorato nello stesso tempo. Quindi credo sia un grande monito per la Chiesa universale a condannare e a, sì, appunto, scartare questa tragedia che purtroppo talora continua ancora. C'è da dire che è il clima generale che andrebbe cambiato. C'è un sessismo troppo facile, troppo comune, un terreno nel quale facilmente poi proliferano drammi e eccidi di questa natura. Monsignor Paglia, un altro incontro sensibile sarà quello del 5 febbraio con Erdogan, quindi il Papa andrà in Turchia, insomma, a parlare con un uomo forte. Sì, tutti ricordiamo quello che Erdogan disse del Papa a proposito di alcune affermazioni passate. Io credo che sia un gesto comunque utile. Certo. Ogni volta che si incontra qualcuno, il Papa non fa sconti, certo è intelligente, anche furbo, perché sa benissimo che il male esiste, ma si può sempre cambiare. In questo c'è una speranza che rende Papa Francesco un leader attuale, provvidenziale, perché le sue parole spesso, e mi auguro sempre, giungono al cuore di chi incontra, e in questo caso anche di Erdogan. Grazie, grazie a Monsignor Vincenzo Paglia, lo ricordiamo, Presidente della Pontificia Accademia della Vita, anche amico di Una Mattina, se mi consente, Monsignore. Grazie di essere stato qui con noi. E adesso noi voltiamo pagina e vediamo qualche aggiornamento sulla vicenda spaventosa, drammatica, che ha causato la morte di 3 operai a Milano che lavoravano in un'acciaieria, la pulitura di un forno, di una...